La scure della magistratura si abbatte sul comune di Vietri sul Mare. In secondo grado il sindaco Francesco Benincasa è stato condannato a 8 mesi per abuso d'ufficio. La sentenza è relativa al crollo del costone roccioso del Baia Hotel che ribalta l'assoluzione in primo grado. Sconti di pena per gli altri imputati. Francesco Soglia, legale rappresentante della società che gestiva la struttura, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi. 8 mesi al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, Olindo Domenico Manzione. Stessa pena anche al consulente tecnico Giovanni Rea e gli altri professionisti Vincenzo Bove e Nandi Remigio. Il sindaco di Vietri rivendica quella che definisce una decisione assunta per tutelare 50 famiglie, ma intanto per lui scatta la legge Severino e ha già affidato la guida del comune al vice sindaco Marcello Civale. La sentenza mi lascia estremamente perplesso, perché io ritengo di non aver fatto nulla e ritengo di aver fatto anzi forse solo ed esclusivamente il mio dovere per il bene della collettività e per il bene dei dipendenti di quell'azienda. Cioè, io ero stato eletto nel lontano 2009, appena da 3 giorni. Credo che un sindaco, rispetto ad una situazione del genere, rispetto a 50 famiglie che rischiavano di perdere il posto, io credo che per me era un atto dovuto. E aspetteremo la motivazione per poi proporre ricorso in Cassazione. Le sentenze si rispettano e quindi il vice sindaco attualmente, il ragionier Marcello Civale, è a tutti gli effetti, diciamo, il capo dell'amministrazione del Comune di Vietri sul Mare.